l'album della maturità, 33 anni, insomma. Beh, 33 anni sono gli anni della saggezza, quindi sì, sicuramente sì, è il primo lavoro in cui mi espongo come cantautore, ho scritto molto, di queste tante canzoni probabilmente ho preso quelle più rappresentative di questi 3 anni di duro lavoro, fino a formare Nottetempo. È un viaggio anche con te stesso e dentro te stesso, insomma, per scoprire cosa, dopo tanti anni anche di gavetta, di sacrifici. Per dare voce all'Antonino che sono oggi, al giovane uomo di 33 anni che fa l'artista, quindi sì. E come guarda questo Antonio di oggi, il mondo che gli sta intorno, anche quello dello spettacolo, dell'arte? Sicuramente con uno sguardo al passato, perché senza riconoscere le proprie origini non si può guardare avanti. E come guardi questa città invece? Con grande affetto. Sempre, nonostante tutto? Assolutamente sì. Che cosa ti piacerebbe vedere cambiato di Foggia? Devo essere sincero, sarò anche un po' critico, forse duro, ma negli ultimi anni ho visto rovinarsi alcune zone di Foggia che erano un po' le zone principali. Io ricordo da ragazzino le passeggiate sul viale della stazione, che era probabilmente il viale fiorente, era bellissimo, alberi, fiori, gente seduta ai tavolini, chiacchiericcio, perché poi Foggia è anche quello. E adesso ritorno e dopo 10 anni e trovo un po' di tristezza, un po' di grigio. Molti dei negozi più importanti hanno cambiato zona e non so dirti da cosa dipende questa cosa qui. Però mi piacerebbe molto che venga fatto un po' di pulizia, forse è una parola molto grande. Però io sono foggiano, quindi anche i termini duri ci vogliono. Mi piacerebbe un po' più di ordine. Antonino ce l'ha fatta. Il consiglio invece ai ragazzi che come te guardano a una meta, a un successo, quale può essere? Di rimanere se stessi nel caso in cui volessero fare i cantanti o comunque sia gli artisti, di portare in scena qualcosa che gli assomiglia davvero, perché soltanto con la verità, soltanto dando verità a se stessi, puoi dare verità a un pubblico e la differenza è netta. Fuori c'è la fila di ragazzini che aspettano di incontrarti e che ovviamente guardano in te anche come un modello. Non è arrivare sempre arte semplice, facile. No, non è semplice, però penso che con questo album sia successo qualcosa. Probabilmente il fatto di essermi messo in discussione e di aver scritto, penso di aver preso un canale di comunicazione giusto, anche perché il mio pubblico è trasversale, quindi troviamo, non lo so, dai 18 ai 35, ma poi trovi anche la mamma che ti abbraccia con affetto e ti tira le guance, perché a Foggia c'è anche questo. I tuoi genitori invece come ti vivono adesso? I miei genitori lavorano nella tabaccheria storica in Piazza Giordano. E io passo sempre con grande affetto a salutare tutte le persone che insomma lavoravano nei pressi della tabaccheria, cioè il macellaio piuttosto che il giornalaio. Certo, è emozionante, è strano, però è bellissimo. Qual è la canzone che hai amato di più in questo album? Tutte, perché sono 8 e mi rappresentano totalmente. Ma quella che riascolti. Tutte, perché sono 8 e non è un disco lunghissimo, quindi è molto piacevole l'ascolto. Senti, in realtà queste tue canzoni sono tanti messaggi, diversi, ecco perché le ami tutti, le riascolti tutti, ma diversi. Il messaggio che insieme racchiudono, quale può essere invece? Coerenza. Oggi è il patrimonio più importante, dici? Assolutamente sì, bisogna essere coerenti con se stessi per poter essere trasparenti con le persone.